Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi mostro come applicare i bottoni a pressione. Ho preso questo carinissimo kit dal sito di Bidpark, vi lascio ovviamente il link in descrizione insieme al codice sconto riservato ai miei iscritti. E come potete vedere, questi sono tutti o quasi tutti gli elementi che sono presenti all'interno del kit. I bottoni a pressione all'interno del kit sono presenti in quattro colorazioni differenti. Al momento io ho qui quella oro perché mi occorre quella oro, ma come potete vedere qui è presente anche quella argento, quella bronzo e anche quella nera. Quindi bottoni a pressione a go go in diverse colorazioni. Inoltre in questo kit erano presenti anche i rivetti, in sempre quattro colorazioni differenti. Questi qui al momento non mi occorrono, quindi li metto da parte. E quindi andremo a posizionare insieme un bottone dorato su questo carinissimo portamonete in tessuto. L'ho realizzato io, è il mio primissimo portamonete, infatti non è preciso, ma mi accontento. E ho seguito un tutorial qui su YouTube. Se siete interessati, vi lascio anche il link nella descrizione di questo video. Ed è carinissimo perché all'interno è simil fisarmonica, quindi ha tre scomparti, uno, due e il terzo. Ed è molto molto carino il design, quindi vi consiglio di guardare appunto il tutorial di questa ragazza perché l'ha spiegato divinamente. Io mi sono trovata benissimo a seguire questo tutorial, anche se l'ho leggermente modificato perché alla fine non ho inserito all'interno un altro tessuto che dà consistenza appunto al portamonete. Io ho preferito lasciarlo così morbido perché avevo proprio necessità di avere un portamonete morbidino, nulla di strutturato, nulla di rigido, e quindi ho preferito utilizzare soltanto due tessuti, che poi è il medesimo sia per la fodera sia per l'esterno, e quindi ho realizzato questo portamonete. Quindi andremo adesso a fissare appunto il bottone metallico qui. Come vi dicevo prima, i bottoni metallici sono quattro gli elementi, ed eccoli qua. Poi sono presenti all'interno del kit anche questi strumenti in acciaio, che questo qui vi consente appunto di andare a realizzare il foro sul tessuto, le copelle, qualsiasi materiale, e poi questi due che vi consentono appunto di bloccare appunto questi quattro elementi. Adesso vi mostro nel dettaglio. In primis vado a forare il tessuto, mi aiuto anche con questa base in acciaio. Così vado a posizionare, vedete, la patta del portafoglio qui sopra, e poi con questo strumento vado ad appoggiarlo qui sopra, e poi con un martello vado a dare un colpo secco. Ed ecco qua il foro. Adesso farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Ovviamente inserisco all'interno questa base in acciaio, in modo che va a tagliare soltanto questo punto qui. E come vedete ho realizzato il foro. Adesso vado a fissare la parte, questa qui, interna del bottone. Quindi prendo questo elemento qui, che è il maschietto, lo inserisco all'interno, ok, in questo modo. Adesso prendo questo strumento qui in acciaio con il foro. E poi martello. Ed ecco qui la prima parte del bottone inserita correttamente. Adesso posiziono il portafoglio in questo modo, con la base in metallo in questo punto qui. Prendo questo, ed ecco qui, lo posiziono in questo modo. E invece la parte sotto andrà questo. Giro.
Adesso prendo l'altro strumento, questo con la punta, mi posiziono qui e vado a martellare e far dilatare appunto il maschio all'interno del bottone. In questo modo. Come avete visto, è stato davvero molto semplice applicare il bottone a pressione, ed eccolo qua, davvero facilissimo. E vi ricordo che sul sito di Beadpark sono presenti altre tipologie di bottone a pressione con altre forme particolari, quindi non vedo l'ora di testare e provare anche quelle versioni lì. Vi ricordo inoltre che nel kit di Beadpark sono presenti anche i rivetti che vi consentono di abbellire ulteriormente il vostro portafoglio. Io sinceramente preferisco così semplice, ma voi volendo potete giocare anche con questi rivetti, appunto aggiungendo i rivetti qui sul bordo del contorno appunto del portafoglio, oppure riempire anche tutta la patta, perché no? Sono davvero molto carine, sono simil borchiette, passatemi il termine. Poi, come dicevo prima, sono presenti in tante colorazioni, quindi potete sbizzarrirvi e creare diverse tipologie di portafoglio. Io preferisco semplice, e infatti per quanto riguarda i rivetti sono presenti all'interno del kit anche tutti i materiali per poter appunto inserire correttamente i rivetti, come anche le pinze. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!